coordinamento dei comitati del ponente a Voltri, Pra e Pegli è nato nel 1998. Inizialmente era per la questione del portuale, cioè il prolungamento dell'attuale VTE sino ad arrivare quasi a Vesima. E poi, man mano che sono nati i problemi del depuratore, della gronda e di tutto, ovviamente ci hanno sempre detto che noi siamo quelli del no, questo invece non è vero. Noi abbiamo sempre e comunque portato delle alternative a quello che loro chiedevano e volevano fare, in sostituzione ovviamente di modi e maniere di operare che noi ritenevamo e riteniamo non idonei. Perché noi viviamo nel ponente, lavoriamo nel ponente, abbiamo dei figli che lavorano e diventano grandi nel ponente, perciò non è vero che siamo quelli del no, siamo quelli che chiediamo una vivibilità all'interno del nostro territorio. Per quanto concerne la Gronda, noi abbiamo un'alternativa molto, molto forte, cioè la ferrovia. E che questo, noi abbiamo avuto degli incontri con delle persone che lavorano e che sono alla dirigenza delle ferrovie e siamo arrivati ad avere dei progetti che ci fanno dire che attualmente la produzione, la movimentazione dei container sia al porto di San Pier d'Arena, al VTE, può essere fatta esclusivamente attraverso la ferrovia. E ne abbiamo avuto la conferma l'anno scorso, a maggio, c'è stato il convegno degli agenti portuali, dove il Presidente ha affermato che era stata data una richiesta ad una società per studiare il modo di portare via la merce dal porto. Loro hanno detto che attualmente la ferrovia, come adesso, senza spendere una lira, può mettere in rete 80 treni al giorno. 80 treni al giorno vogliono dire 1.200.000 container all'anno. Se tenete conto che il porto di Genova, cioè San Pier d'Arena e VTE, movimenta 1.800.000 TEU all'anno, vuol dire, non tenendo conto del transship, cioè ci sarebbero da togliere sui 100-200.000 TEU che vanno da nave a nave. Perciò, come si vede, rimarrebbe da portare via per camion 200.000-300.000 TEU all'anno, cioè un nulla. Questo noi abbiamo portato, perciò c'è la possibilità a Genova di portare via, come succede in tutte le parti d'Europa, tutta la movimentazione del TEU per ferrovia. Questo è quello che noi vogliamo. Perciò, come si vede, non c'è. Tenendo conto che poi stanno costruendo il terzo valico, che potenzierà ancora la possibilità di portare via per treno container. Cosa serve la gronda? Non l'abbiamo capito, perché c'è una potenzialità tale di ferrovia che è al di fuori di quello che il porto di Genova potrà fare negli anni, perché ci devono dimostrare quanto può movimentare Genova. Per adesso movimento 1.800.000 container all'anno. Con questa movimentazione la ferrovia è tranquillamente all'altezza di lavorare e portare via tutto quello che necessita. Il navebus, se è possibile incrementarlo, credo che senz'altro è una possibilità di dare sbocco e togliere macchine sulla strada. Ovviamente poi c'è la questione del nodo ferroviario di Genova che verrà costruita la metropolitana Di Genova. di
diciamo, sul litorale, e questo ovviamente adesso c'è un treno ogni mezz'ora, se mettono un treno ogni quarto d'ora, ecco qui che ulteriormente la viabilità di Genova ne ha un beneficio. Perciò, siccome si stanno spendendo miliardi e miliardi per poter costruire certe cose, facciamole costruire, vediamo cosa succede e nel proseguo degli anni vediamo di cosa c'è bisogno. Non si può costruire su ciò che già viene costruito. Quindi secondo lei da che cosa parte questa volontà ferrea di voler assolutamente fare? Ma perché ci sono delle torte di miliardi che qualcuno si vuol dividere. Ovviamente la torta se la mangiano in pochi, cioè la cioccolata e la marmellata, e noi invece la torta è di amianto o di polveri sottili, questo che non vogliamo. C'è il rischio che la Giunta lasci i giochi già fatti e che non ci sia alternativa? Speriamo di no. Se loro faranno un certo tipo di percorso, noi cercheremo di ribattere con le nostre forze, come abbiamo fatto adesso. Davano già per spontato anche il prolungamento del porto del VTE di 2 chilometri. Abbiamo lottato per anni e siamo riusciti a bloccarlo. E il blocco non ha dato assolutamente fastidio al lavoro. Se teniamo conto che il VTE ha 1 milione di metri quadri a disposizione e movimenta 1.200.000 container, da Spezia con 400.000 metri quadri movimenta 1.300.000 container, vuol dire che all'interno del VTE c'è spazio ancora come minimo di 1.500.000, 2 milioni di container da movimentare, e loro volevano ampliare il porto. Per che cosa? Per niente, lo spazio c'è, non viene utilizzato. Noi vogliamo che venga utilizzato quello che c'è.